realizzazione per questa vetrina, direi altamente qualificata. Grazie anche a API che ci ha concesso questa opportunità. Salutiamo la dottoressa qui dell'API, che è Daina, qua dietro di me. E non voglio prendermi tutti i meriti perché c'è anche il mio collega Francesco Scaramoglia con il quale abbiamo condiviso questo percorso di quasi 3 anni in questa esperienza. Mi presento, sono Alessandro Monaco, lavoro presso lo studio Arcuri di Milano, quindi sono in trasferta praticamente quasi quotidiana qui a Cremona. Mi occupo di crisi di impresa da diversi anni e nello studio ricopro il ruolo di gestore delle special situation, questi nomi un po' anglofoni che addolciscono un po' sempre tutto. Special situation lo traduco dire casini, quindi da quel punto di vista insomma coltivo un po' da diversi anni un po' nella mia solitudine i casini che trovo in giro per l'Italia e quindi insomma cerco di dare il mio apporto alle imprese che hanno necessità appunto di uscire o da periodi di crisi proprio conclamata o magari anticipando le crisi per poi poter rilanciare i loro business. In questa vicenda ci siamo capitati, direi quasi per caso, con un fax che è arrivato dalla Procura di Milano, che è intervenuta per una gestione direi abbastanza allegra di questa società da parte dei precedenti amministratori e quando interviene l'autorità giudiziaria in qualche modo, insomma, deve anche dare una certa continuità a un'impresa che si era dimostrata un'impresa seppur con anni alle spalle abbastanza travagliati, però un'impresa in continuità, perché era un'impresa al tempo che aveva 26 dipendenti, se ricordo bene, e quindi era addirittura in piena continuità. Quindi questi interventi di solito sono interventi un po' che ammazzano, perché diciamo, non sono preceduti né da avvisi né da una gestione transitoria, ma quando arrivano queste cose purtroppo bisogna intervenire. E qui insomma bisogna fare in modo di dare continuità a queste imprese, dare continuità a tutti quelli che sono poi i rapporti col sistema finanziario, che quando chissà per quale motivo entra l'autorità giudiziaria si crea questa pregiudizievole nella visura camerale, tutti si allarmano e magari non erano allarmati prima, non lo so, adesso questo poi è un dubbio che mi pongo sempre, però da questo punto di vista diciamo che la fortuna, i buoni rapporti e i crediti che si hanno nella vita professionale, ogni tanto bisogna giocarseli, quindi noi andiamo in giro un po' con una sorta di cartucciera con tutti i crediti che abbiamo raccolto nella nostra vita, ogni tanto bisogna un po' spendersi di questi crediti. E quindi abbiamo iniziato questa avventura e direi che da subito si è posto subito il problema finanziario, perché poi quando si interviene sulle crisi di impresa Il primo. c'è un problema di carattere finanziario. Ed è il primo problema, ma poi nella metodologia che bisogna applicare alla gestione delle imprese, io dico sempre anche a tutti i collaboratori che l'unico driver di un'azienda è quello finanziario. Poi ci sono le capacità e quant'altro, però un'azienda si costruisce e si gestisce attraverso numeri, quindi il driver finanziario è uno dei fattori, diciamo, determinanti di successo da questo punto di vista. Vuoi perché la credibilità anche verso le istituzioni finanziarie hanno, diciamo, direi molta rilevanza oggigiorno, perché la crisi ovviamente non è stata solo una crisi di impresa in generale in Italia, ma c'è stata anche una crisi del sistema creditizio e quindi sono andati un po' di pari passo questi due percorsi qua che in qualche modo si sono stretti quasi in un abbraccio mortale da questo punto di vista. Poi insomma le informazioni che leggiamo quotidianamente anche sulle riviste specializzate e non sulla crisi che insomma in qualche modo continua a mordere, insomma ci fanno capire che non è che siamo usciti ancora. Peraltro poi leggendo anche su Mondo Padano c'è un bell'articolo sulla prima pagina. Bell'articolo su Mondo Padano. Sì, Ah, mi c'è sembra qua il direttore. Ah, molto, ostia, molto c'è il veritiero, direttore. Ah, c'è molto qui il direttore. Ah, c'è veritiero qui il direttore. sulla parte finale, che adesso non so come si chiama l'allegato, quello Sì, il rosa. dorso economico. Sì, la parte economica, insomma, fa capire che comunque Cremona insomma, è anche un po' un fanalino di coda nella regione Lombardia, quindi questo deve destare anche un minimo di attenzione da parte insomma, delle associazioni, della politica soprattutto, no? Ma anche diciamo, degli ordini professionali e non in modo da insomma, cercare di Avevamo invitato dei candidati cambiare alla regione qua, ma anche non sono venuti un stasera. po' la marcia, magari spariamo troppo alto, insomma. Bisogna gestirsi la parte sul territorio. Cremona poi, almeno io l'ho conosciuta in questi 3 anni, non ci avevo mai lavorato, sinceramente. E ho trovato una cittadina a dimensione,
per poter fare dei buoni progetti. E potrebbe essere veramente un buon laboratorio dove costruire veramente tra tutte le varie associazioni, la politica, l'industria in generale, cioè anteponendo quelli che sono poi interessi di sistema agli interessi personali. Per questo poi è qualcosa che troviamo sempre, almeno io trovo sempre ovunque dove vado, c'è sempre questo problema annoso che in qualche modo non si riesce a superare. Qui bisogna veramente togliersi le vesti che si indossano e dire vabbè, adesso mi metto a servizio della comunità e cerco di creare il sistema. E questa è veramente una dimensione tale dove veramente si possono creare dei bei progetti che poi possono costituire anche una sorta di esperienza, un laboratorio di esperienza da replicare anche a livello nazionale. Quindi insomma, questa è poi una cosa che... Posso una domanda, dottore? Lei ha detto che c'erano 26 dipendenti quando è arrivato lei. Adesso che siamo nel 2018, quanti dipendenti ci sono per un'azienda in special situation? 36. Da 26 siete arrivati a 36 con un'azienda in difficoltà. Sì, tra l'altro poi ci dovremmo anche fermare perché non abbiamo un mandato per fare chissà che cosa, quindi noi abbiamo un mandato di conservare un patrimonio aziendale in attesa che poi qualcun altro insomma prenda una decisione. L'ultima domanda, ma voi fatturate tutto in Italia naturalmente? No, nulla in Italia, fatturiamo tutto all'estero noi. E quindi anche qui insomma ci si rilaccia un pochettino al ruolo, cioè al ruolo dell'export manager, comunque al fil rouge di questa serata. Peraltro questa è un'azienda che si occupa, cioè che lavora nel mondo dell'oil and gas, quindi l'energia, il petrolio, il gas a livello mondiale. È un brand, devo dire la verità, mi ha sorpreso molto perché è molto conosciuto a livello internazionale, nel settore. Cremona credo e spero che insomma qualcuno lo conosca anche perché è un'impresa storica dal 1962, insomma c'è una storia di questa azienda che ha attraversato anche diciamo il nucleare ai tempi quando c'era il nucleare, che poi negli anni 80 col referendum famoso è stata praticamente falcidiata, e per cui insomma da lì è cominciato una serie di capitomboli che hanno portato in qualche modo a convertire il business di questa società al 100% nel mondo dell'oil and gas, e anche lì poi con diversi percorsi magari non proprio manageriali, diciamo così, qualche capitombolo, qualche passaggio di mano, qualche cosa un po' diciamo molto borderline, e insomma siamo arrivati alla situazione dell'estate del 2015 dove poi c'è stato questo intervento. Noi siamo intervenuti insomma in qualche modo cercando di dare intanto una dignità alle persone, perché insomma è un'azienda e ci sono dei dipendenti che meritano tantissimo, e perché veramente operano e hanno veramente una cultura specifica, ci sono degli ingegneri veramente molto qualificati, e insomma il successo non è un successo mio o del mio collega, ma è un successo ovviamente di tutto il team. Noi quello che abbiamo creato le condizioni, abbiamo dato un'impostazione manageriale, perché ritengo che oggigiorno è imprescindibile nella piccola e media impresa un apporto manageriale. Molto spesso, nella mia esperienza personale, mi scontro con realtà dove il socio fa l'imprenditore, fa il manager, fa la moglie che magari fa lo amministrativo. Non si può fare impresa. A livello internazionale non si può fare impresa così. A livello internazionale bisogna competere, perché noi competiamo con fior di aziende multinazionali 10.000 volte più grandi di noi, perché sono dei colossi del nostro sistema, però noi competiamo con grande dignità, e siamo direi in quasi tutte le vendor list del mondo. Vendor list sono gli accreditamenti del fornitore in tutte le società mondiali di oil and gas, e insomma ce la giochiamo ogni giorno su diversi tavoli. E quindi quello che è passato per me è già passato, quindi il successo fa parte del passato. Domani mattina, coltello tra i denti, bisogna andare subito a guadagnarsi il prossimo contratto, se no anche io rischio di fare la fine poi di altri. Una domanda volgare, dottore, mi scusi, ma siete partiti nel 2015, quanto fatturavate nel 2015? Nel 2015 abbiamo chiuso l'esercizio con 5.3 milioni di fatturato, e nel 2017 abbiamo chiuso con 7 milioni di fatturato, e direi 100% estero, questi sono i numeri. Grandi linee, però come dicevo prima, noi qua in realtà ci dobbiamo anche fermare perché non è il nostro mandato quello, insomma credo che abbiamo forse fatto fin troppo da questo punto di vista, però
il segnale e insomma quello che voglio lasciare anche così come, come tip, come dicono in inglese, come suggerimento, quello che veramente insomma sul territorio e in queste aziende ci vuole assolutamente, necessariamente, veramente bisogna spargersi il capo un po' di cenere, imprenditore, dico, imprenditore, eccetera, eccetera, e deve in qualche modo, meno confrontarsi, non dico mettersi da parte, però confrontarsi con qualcuno che applica un modello diverso dal suo, sicuramente, perché l'imprenditore nella sua storia dice sempre, ma tanto ha sempre funzionato negli ultimi 30 anni e quindi funzionerà anche per i prossimi. Cioè un'azienda che fa export, diciamo più del 50% del suo fatturato, non può ragionare così, perché sennò è destinata a morire. E i numeri che poi leggo anche sui quotidiani ci fanno capire che comunque anche a Cremona, che è un'isola, direi molto felice dal punto di vista della vita, però è sempre lì un po' il fanalino di coda. Io leggevo un po' di dati sull'anzianità della provincia, sugli over 60, praticamente sono Cremona è ultima insieme a Pavia. C'è solo il direttore Montepulciano che tiene sulla natalità. Gli under 14 qua non ce ne sono, però sono il numero più basso in Lombardia. Le aziende, diciamo, Cremona nel metalmeccanico, era scritto anche sull'articolo giornale, diciamo, è in controtendenza rispetto a tutte le province lombarde che hanno ripreso un pochettino. Qualcosa significa pure questa cosa, non si può pensare di girarsi dall'altra parte, bisogna fare un intervento. Io li chiamo, perché sono un pazzo visionario, ma interventi shock, dove tutte le associazioni veramente si siedono intorno a un tavolo e decidono veramente con una visione, almeno 5 anni, tra virgolette, di fare qualcosa tutti insieme, perché sennò veramente il destino di questa provincia, ma come di altre province, è quello di andare insomma in depressione. Dopo non è previsto l'intervento, ma facciamo dire alla direttrice cosa fa l'API per le sue imprese. No, API veramente è molto, cosa fa lei? Devo dire la verità, molto presente e molto vicino alle aziende in modo molto propositivo, devo dire la verità. Io poi stamattina ho avuto un incontro anche con Reindustria, che è un'altra associazione sul territorio che cerca in qualche modo di fare da trade union tra le imprese e il mondo universitario, perché noi in qualche modo abbiamo sviluppato anche una collaborazione col mondo universitario e abbiamo bisogno, l'imprenditore non può fare tutto da solo quando si compete con colossi giganteschi, queste imprese hanno bisogno sul territorio di un sistema, che sia sistema universitario, che sia un sistema che possa portare a un cost saving per quanto riguarda l'acquisto dei materiali, tutto. E noi queste cose ce le abbiamo tutte, perché quando io prendo all'inizio di questa esperienza non conoscevo nulla di questo mercato, ho preso una bella valigetta, sono andato in giro per il mondo a incontrare i clienti, perché dopo quelle notizie di inizio gestione la nostra concorrenza non è che ci ha voluto molto bene, ha cercato in qualche modo di affossarci, e sono dovuto prendere, andare in giro per il mondo, incontrare tutti i grandi clienti, metterci la faccia, io che avevo qualche mese di esperienza in questo mercato qua, metterci la faccia, dare la mia credibilità, il mio rapporto di fiducia con questi signori, per dire abbiate fiducia che saremo in grado comunque di ripagare questa fiducia che ci date. Insomma, ci hanno creduto, quantomeno i risultati testimoniano questo. Quindi l'export aiuta le aziende? Assolutamente, ma è indispensabile per aziende che fanno export come noi, insomma la quasi totalità, noi vendiamo veramente forse 4 spilli in Italia, ma poi giusto per la platea vendiamo, io li chiamo banalmente perché non sono un ingegnere, li chiamo dei tubi, dei pezzi di ferro che servono a misurare in una condotta petrolifera quanto petrolio ci passa, ad esempio. Quindi sono cose veramente altamente qualificanti, veramente abbiamo fior di ingegneri che insomma sono il loro valore è riconosciuto in Italia, all'estero, e quindi questo per noi è motivo di grande vanto da questo punto di vista. Quindi tutto quello che noi facciamo in questo modo lo dobbiamo ovviamente al loro apporto. Poi non ultimo, giusto una piccola chiosa, proprio perché questa è stata un'esperienza altamente massacrante, devo dire la verità, perché in termini di vita privata mi ha sottratto ovviamente 3/4 della mia vita, vuoi perché la spola avanti e indietro non è proprio una cosa proprio agevolissima da questo punto di vista, vuoi perché comunque l'impegno è un impegno insomma costante, continuo, all'estero, poi nel Golfo, sabato e domenica lavorano sfortunatamente, quindi cioè, stanno a casa il venerdì e io venerdì provo a lavorare, sabato e domenica questi lavorano, scrivono, chiedono, insomma c'è sempre lì senza soluzione di continuità. Perfetto, quindi insomma questo è un problema. Allora, per lasciare anche una sorta di testimonianza ai posti, diciamo positiva, ci siamo anche presi la briga
con tutte le cose che abbiamo fatto, di scrivere anche un libro su questa società qua. Mi ha scritto un libro, lo faccio solo vedere perché è un libro che va e che viene, insomma, piccolo libro, un piccolo capolavoro, tra virgolette, per i dipendenti, comunque per i nostri clienti che ci hanno voluto dare fiducia, e noi questa fiducia l'abbiamo voluta scrivere qua raccontando la storia di questa società, insomma, che è stata aperta, insomma, nel 1962 qua a Cremona, quindi forte vocazione territoriale, tutti dipendenti ovviamente qua di Cremona, una mentalità completamente internazionale e al tempo stesso una piccola provocazione un po' provinciale, quindi c'è un po' un paradosso, no? Un po' provinciale ma molto internazionale, e quindi qua sicuramente anche qui uno sviluppo culturale non guasterebbe, perché qui siamo nella sede dell'Università Popolare. Vuole lasciare il libro alla Presidente? Presidente, assolutamente, Presidente, assolutamente. Venga Presidente, assolutamente, così lo filmiamo, la consegna del libro, piacere. Dopo l'autografo. Limitata, quindi un applauso ci vuole in queste case. Siamo passati davanti, signore. E direi basta, insomma, io mi taccio perché so che i crampi della fame cominciano a farsi sentire e quindi direi che anche il dottor Monaco nel suo intervento ha toccato alcuni temi cruciali, peraltro il fatto di parlare dell'esperienza di Tecnomatiche è anche una testimonianza di una storia che non solo cremonese ma che è soprattutto italiana, perché è un po' un vizio endemico quello di non riuscire a fare sistema tra territori, quindi non aprirsi per sfruttare le opportunità che le aggregazioni in senso lato possono portare. Purtroppo questo è forse uno dei maggiori difetti che il nostro paese ha, naturalmente Cremona non è esente come abbiamo visto, ed è un difetto che peraltro ha come conseguenza quella di pregiudicare e di zavorrare un potenziale straordinario, perché lo dicevo in apertura citando quei dati relativi alle nostre esportazioni, nonostante tutto l'Italia è il terzo paese esportatore al mondo ed è il secondo paese manifatturiero in Europa, quindi è un paese dotato di straordinarie risorse, lo è l'Italia, lo è la provincia di Cremona. Il problema qual è? È che appunto i mercati, come hanno detto anche i relatori che mi hanno preceduto, sono completamente cambiati e l'imprenditore non può più pensare di fare tutto da solo. Quindi il fatto di avvalersi di questi professionisti, dopo passo la parola alla dottoressa Daina che appunto ci dirà che cosa fa l'associazione per affiancare e sostenere le imprese, è una condizione imprescindibile che può portare, appunto, può fare la differenza tra un successo e un insuccesso, ma che può anche essere una questione di vita o di morte, nel senso che oggi è quasi impossibile riuscire a competere a livello internazionale se non ci si apre, quindi se non ci si apre anche la testa al cambiamento, no? Parlando di imprenditore, appunto, anche quando si parla di passaggio generazionale, ecco, questo è un altro problema che l'impresa italiana, e non solo quella più piccola, affronta con particolare fatica, non riuscendo spesso e volentieri a separare la gestione dalla proprietà. Sono convegno che abbiamo fatto due questioni diverse. Prego, dottoressa. Dottoressa, prego lei.